Ed ecco Luigi Di Maio, benvenuto. Vicepresidente della Camera, Movimento 5 Stelle, buonasera, si accomodi. Buonasera. Allora. Buonasera. Ho sentito che le piace il libro di De Bortoli. Sì. Beh, piace a molti in questo momento, nel senso che vogliamo tutti capire cosa ci sia dietro questo retroscena che racconta il libro di De Bortoli sul fatto che Maria Elena Boschi sia andata dalla D di Unicredit a chiedere di salvare la banca del padre. Lei che in aula, in Parlamento, ci aveva detto: io non mi sono mai occupata della banca di mio padre, la banca di famiglia, che era Banca Etruria, ricordo che è stata salvata con un decreto mandando sul lastrico 200.000 risparmiatori italiani, i quali non hanno visto molti soldi in questi anni, quasi nulla. E dobbiamo dire per completezza di informazione che la Boschi dice assolutamente non è vero, non ho mai fatto nessuna richiesta a Ghizzoni o a chi per lui, mandato legale di perseguire le persone che dicono il contrario, e che l'ANSA ora ha raccolto le fonti Unicredit che smentiscono queste pressioni. Beh, le fonti Unicredit ci dicono di suo che esiste... Ferruccio De Bortoli conferma la validità. No, le fonti Unicredit ci dicono una cosa interessante a quell'agenzia che avrà letto anche lei, che esiste un dossier su Banca Etruria. De Bortoli ci racconta il fatto che Maria Elena Boschi abbia chiesto a Unicredit di salvare la banca e quelli di Unicredit hanno dato mandato per fare un approfondimento per vedere di salvare Banca Etruria, poi non se ne è fatto niente più. In quel comunicato ci dicono che esiste un dossier Banca Etruria, cioè c'è stato un interessamento di Unicredit al salvataggio di Banca Etruria. Ora noi vogliamo sapere. Detto, un dossier ora, può essere naturalmente noi vogliamo una cosa sapere, informativa. Ma infatti si presume che una banca di investimenti, come anche è, che opera sui mercati, abbia un'informativa su quello che sarebbe succedendo. Interessante sapere una cosa, se quel dossier è partito prima che il decreto intervenisse su Banca Etruria, cioè... Questo è sicuramente interessante sapere. Cioè, vogliamo sapere se Maria Elena Boschi sapeva di stare mandando, dopo pochi giorni, sul lastrico 200.000 risparmiatori e ha provato con Unicredit a salvare la banca e poi il suo governo ha fatto il decreto che ha mandato sul lastrico 200.000 risparmiatori. Cioè, Maria Elena Boschi si è occupata della banca di famiglia. Mi perdoni, mi dispiace ed era in conflitto di interessi. No, lei fa bene a fare il contraltare, ecco, perché mi perdoni, dirige il la governo trasmissione. Sostiene per il contrario. Dice: noi siamo intervenuti per salvare i risparmiatori. Ci sono persone che hanno rimesso perché la banca era mal gestita, ma non siamo mai intervenuti direttamente attraverso Maria Elena Boschi o il vicepresidente suo padre, ma anzi noi siamo entrati subito a tagliargli le gambe alle persone che avevano sbagliato. E invece la rivelazione di De Bortoli dimostra che sia il governo che Maria Elena Boschi potrebbero essere dei bugiardi, siccome sono quelli che hanno detto se perdiamo il referendum... No, io voglio dire una cosa, perché poi parliamo sempre della credibilità. Siccome sono quelli che ci hanno detto se perdiamo il referendum andiamo a casa e stanno ancora qua, anzi hanno fatto un altro governo, io non ho nessuna ragione per credere a Maria Elena Boschi quando dice che non è questo stata lei. Ci saranno occasioni. Devo dire una cosa che però un po' di timore al riguardo le dovrebbe venire, perché se finisce come con la Guidi, prosciolta non solo lei che neanche era mai stata indagata, ma pure l'ex marito o il compagno, diciamo. Se finisce come in Consip, che all'inizio sembrava uno scandalo tale, alla fine si è scoperto che una trascrizione era stata fatta contro Renzi da una persona che ora è indagata a sua volta. Non è che vi sbilanciate un po' troppo su queste inchieste? Floris, lei ha citato due inchieste che sono tuttora in piedi e riguardano fatti gravissimi, solo che in questo periodo alcuni organi di stampa hanno fatto sembrare che quell'inchiesta fosse totalmente chiusa. No, chiusa assolutamente. Allora, sia nel caso Guidi che nel caso Consip, Trivellopoli è ancora lì e continuano a fare indagini. E tra l'altro Trivellopoli ci ha dimostrato che in una notte, quando vogliono, fanno passare un emendamento che aiuta la Total in Basilicata a eliminare tutta la burocrazia e dover presentare un solo certificato per cominciare a trivellare. Mentre tutte le piccole e medie imprese di questo paese devono continuare a presentare centinaia di migliaia di scartoffie ogni mese per riuscire a mettersi in ordine e non rischiare multe. Nel caso di Consip, il padre di Renzi è ancora indagato, sono ancora tutti indagati lì e oggi abbiamo scoperto, e oggi la Procura di Roma ha aperto un altro filone d'inchiesta che riguarda le consulenze legali esterne date da Consip negli ultimi anni. E che cosa abbiamo scoperto? Che il presidente della fondazione Open di Matteo Renzi, dove Renzi prende i soldi, ha incassato da Consip circa 300.000 euro di consulenze. Cioè, allora, loro nominano a capo di Consip uno loro e quello lì dà le consulenze ora, ad un altro. Non è tanto rispondere da ogni... diciamo da ogni piccolo squarcio delle inchieste che le interessano chi viene coinvolto. Il punto è un punto politico.
le direbbero, magari ad Harvard. È sempre politico. Ad Harvard le direbbero, ma voi prendete un pezzetto di un'inchiesta che vi fa comodo, ci costruite sopra un caso politico-giudiziario, poi magari quel pezzetto viene messo da parte dagli stessi giudici, come viene archiviata la posizione del marito Floris, della Guida. Quello che lei... E voi avete ormai alzato un tale polverone che quella persona rimane marchiata. A parte che noi non abbiamo alzato un polverone, noi stiamo soltanto dicendo una cosa. In un momento in cui si indaga sul fatto che a capo di Consip, una partecipata dello Stato, c'è un uomo nominato da Renzi, che dà soldi all'uomo di Renzi. Possiamo dire, finché non si chiarisce questa storia, togliete i renziani dalla Consip renziani. E lasciate i soldi... È una sorta di virus! No, è una... È, guardi, le persone legate al potere politico. Perché poi lì ricordiamoci sempre che Consip gestisce gli appalti, cioè i soldi degli italiani, e Consip ha oltre 50 legali interni, ma sentiva il bisogno di dare consulenze esterne. Vabbè, guarda un avvocato caso che probabilmente all'avvocato di Matteo Renzi, capo caso della sua fondazione. Tutto questo però, al di là di Renzi e di tutto il resto, denota un modo di utilizzare le istituzioni a proprio piacimento che abbiamo visto in troppi anni, per poi sentirci dire che era il rottamatore, voleva rottamare, invece ci ha rottamato il Paese. Dopo 3 anni che ci ha lasciato 120 miliardi di euro di debiti, si ripresenta qui dopo le primarie e dice voglio cambiare allora, il Paese. Ma ci arriviamo. Mi lasci dire una cosa, che ci sono due esempi che ammorbidiscono la posizione di Renzi. La prima è Gesù pure sbagliò uno dei 12 apostoli. Diciamo. La seconda è che la Raggi ne sbagliò più di uno. Mi auguro che lei, la Raggi pure, che lei amici, stia paragonando Renzi a Gesù. Perché io mi aspetterei, no, la Raggi a mi Gesù. Aspetterei da Renzi che si paragonasse a Gesù, per no, quanto però, senta, il suo ego anche la Raggi è spropositato. È passata in una bufera politico-giudiziaria sulle persone scelte, sugli interessi privati. Certo. È ancora indagata. È ancora certo. Indagata per aver e su quella questione promosso ci sono, il fratello di su un quella questione sodale. Ci sono passato anche io. Lei se li ricorda i titoloni di giornale che sostenevano che io avessi detto qualcosa che poi non ho mai detto perché ho pubblicato i miei SMS? Qui ci devono dimostrare sì, con le evidenze. Preso uno sì, su io, tre. Sono, io ho dovuto querelare dei giornalisti, chiedere dei risarcimenti perché hanno leso la mia onorabilità, ma adesso io mi aspetto, allo stesso modo, sia nella questione Consip che nella questione Banca Etruria, che si producano le prove. Per esempio, in questo momento, chi accusa il ministro Lotti di aver sabotato l'indagine Consip rivelando delle microspie, non è mai stato querelato dal ministro Lotti. Nel caso di Maria Elena Boschi, dell'attuale sottosegretario della Presidenza del Consiglio, noi vogliamo sapere quando si è incontrata con quelli di Unicredit e di cosa lei hanno parlato. Lei non nega di essersi incontrata. E di cosa hanno parlato. E ha detto che non ha parlato di affari riguardanti. Lei ha detto che non ne ha parlato. Unicredit dice non abbiamo subito pressioni politiche, ma c'è il dossier su Banca Etruria. Non è detto allora, che siccome, siccome in questo momento De Bortoli ci dice che ha... che il capo di Unicredit naturalmente proviamo a sentire Ferruccio De Bortoli ha commissionato uno studio su Banca Etruria, allora ci sono delle cose su cui chiedere chiarezza. Se hanno mentito agli italiani, senta, devono andare a casa. Mi dica, le faccio delle domande sullo scontro, diciamo, Renzi ormai sarà il candidato premier del PD, ha vinto delle primarie di cui abbiamo già parlato la settimana scorsa con Di Battista, quindi non la sollecito sull'invidia che le farà. Non ho intenzione di infierire sulle primarie, le tessere false, milione... gli immigrati che vanno a votare nella procura 1.200.000 di Napoli che apre un fascicolo. Ho già infierito milione... abbastanza. 1.200.000 immigrati. No, per carità. Senta, mi dica una cosa, Renzi, lei ha detto di essere pronto a sfidarlo, no? Ove vincesse le primarie che farete voi, immagino. Se ci dovessero essere... ci saranno sicuramente delle votazioni, delle nostre elezioni con i nostri iscritti per individuare il capo della squadra di governo. Noi come cronoprogramma... Lei ci sta, se la propongono lei ci l'ho sta. L'ho sempre detto questo. Se dovessero individuarmi come il candidato premier, io ovviamente darei la mia disponibilità. E ove non intervenisse adesso... Grillo dopo il voto, diciamo. No, non ci saranno questi casi perché, vede, il tema è questo. Noi adesso stiamo lavorando su un programma di governo. Fino a fine luglio stiamo coinvolgendo i nostri iscritti sui temi più importanti di questo Paese, dalle politiche sul Made in Italy, sulle imprese, il reddito di cittadinanza, l'energia, la politica estera. Finito il programma di governo, a settembre individueremo il capo e la squadra di governo e poi, una cosa mai fatta nella storia, individueremo prima delle elezioni politiche tutti i ministri e che presenteremo agli italiani perché gli italiani possono sapere anche la squadra di governo quale sia. Ci saranno prima altri candidati premier oltre lei? Non ho capito. Ci saranno altri candidati premier? Il metodo non è ancora stato individuato, ma è auspicabile, altrimenti che votazioni facciamo? Perché lì si mettono candidato. Paura, dice poi interviene Grillo. Senta, allora Renzi ha scelto non solo e già incaricato di combattere
contro di lei, ma ha anche scelto la strategia contro di voi, sembra di capire. La prima è teorica, inadeguati al potere. La seconda è pratica, quando hanno il potere non lo sanno gestire. Partiamo da questa. A Roma il caso dell'immondizia è stata la pietra tombale sulle carriere politiche di tantissime persone. Pensiamo alla Campania, pensiamo a Bassolino. Adesso la Raggi si confronta con un problema che agli occhi di tutti e agli occhi di tutta la nazione, non solo i romani, con le strade che strabordano di immondizia. La Raggi dice è colpa di Zingaretti, Zingaretti dice guardate non è colpa nostra, diteci voi dove volete fare, noi vi autorizziamo. Fatto sta che siete imballati nella più classica questione politica. È colpa mia, è colpa tua, no è colpa mia, è colpa tua, è passato un anno di sindaco e c'è l'immondizia. Questa secondo me è una semplificazione giornalistica, è colpa mia, è colpa tua. Ci sono delle competenze, noi abbiamo aperto a Roma gli impianti nostri dell'AMA 24 ore su 24 per ripulire in pochi giorni quei rifiuti Roma. Che, voglio dire, continuare a mostrare queste foto di qualche cassonetto, non di tutti i cassonetti, facendo vedere in questo momento... Qua stanno tutti per lei, no, come avrà capito, però carità, davanti alla... In questo momento io penso una cosa, che Roma vada ripulita. Noi stiamo dando il massimo sulla pulizia e sull'apertura degli impianti. Però c'è un altro tema. Dove li dobbiamo portare questi rifiuti? Vabbè, impianti intanto levateli, della regione Lazio. Ma Bassolino che dice sono le impianti cose sue, che devono le essere aperti maggiormente dalla regione per permetterci di portare tutti i rifiuti. Noi daremo il massimo su questo tema e non ci sottraiamo e non facciamo la guerra l'uno contro l'altro. Però deve essere chiaro una cosa. Ci sono competenze del comune e competenze della regione. Renzi dice... Mi metto la maglietta gialla e vengo domenica a ripulire. Ma perché è una guerra tra fenomeni? Mi dica dove li porta, perché deve chiamare il suo governatore della regione Lazio, si chiama Zingaretti, e dirgli sono 4 mesi che ti abbiamo chiesto di allargare gli impianti e tu non lo hai fatto. Senta, e questo le viene mai ovviamente il dubbio, sta bloccando le viene il comune mai il di Roma. Che il problema... Le viene mai il dubbio quello che... Che il problema sia quello che con una semplificazione giornalistica potremmo chiamare la guerra tra fenomeni. Renzi mette la maglietta gialla e pulisce tutto. La Raggi, prima, quando c'era Marino, arrivo io e risolvo tutto. Dato di fatto, Roma è piena di immondizia come prima della Raggi, certo. Come prima di Marino. Ma noi dobbiamo risolvere... No, guardi, su questa storia dell'immondizia dobbiamo dirci questo, che noi siamo impegnati dal primo giorno a risolvere un problema e lo stiamo risolvendo col massimo della disponibilità, delle competenze e dell'impegno. Però... Non ci si può chiedere miracoli se in questi anni si è deciso di affidare gli impianti a privati oppure a regioni che non dipendono da noi e che in questo momento stanno bloccando una parte del ciclo allora, di rifiuti. Onorevole Perché Di Maio, se noi non lo affrontiamo ora visto con le competenze colleghi, specifiche, non ne usciamo. I colleghi pure la immagino le porranno domande su questo. L'ultima mia domanda è sempre sulla strategia di Renzi. L'altra è la inadeguatezza teorica, no? Sì. I classici sono, tra i 5 Stelle c'è chi dice che esistono le sirene, ci sono le scie chimiche, e qualcuno dice hanno detto no ai vaccini, cosa che tra l'altro poi hanno tirato fuori un pezzo di uno spettacolo di Beppe Grillo. Nel 1998, quando era già grande, non esisteva, però era già grande, scuole medie, però lo doveva sapere lui che i vaccini facevano bene. Sì, invece, però le posso dire una cosa, si è convinto dopo Beppe 50. Grillo di aver causato un'epidemia di morbillo in Italia, fa sorridere. No, però diciamo, perché qui se c'è un'epidemia di colpisce morbillo, colpisce il Ministero della Salute del governo in carica, invece si accusa l'opposizione perché Beppe Grillo nel 98 ha detto una cosa sui vaccini. Ma come fa a dire una cosa del genere, anche se nel 98? Ma lei quando l'ha visto ha detto, ma Beppe, ma che sei matto, i vaccini Ma non sono era importanti. Neanche una cosa nel dire era contro i vaccini, aveva fatto una battuta sui vaccini. Contro i multinazionali. Utilizzando in maniera strumentale la questione dei vaccini, noi non siamo contro i vaccini, assolutamente. Fate i vaccini, lo può dire. Io sono vaccinato, vaccinerei i miei figli, non ne ho, Benissimo. Ma li vaccinerei. Senta, allora lei è stata ad Harvard. Harvard è questa università importantissima, certo. No? Lei è arrivato e quello che l'ha invitato l'ha presentato come un conservatore populista. L'ha colpita questa cosa? Dopo ha specificato, ha detto un conservatore di destra. A me non ha colpito perché io sono andato lì proprio per spiegare che cosa fosse il Movimento 5 Stelle. Quando accetto inviti all'estero, perché Harvard mi ha invitato, cerco di raccontare cosa sia il Movimento anche per... sciogliere qualche luogo comune, abbattere qualche luogo comune. Infatti poi alla fine della discussione che abbiamo avuto sul Movimento, lo stesso docente che aveva utilizzato quell'espressione verso di me ha detto che il Movimento 5 Stelle è una delle esperienze di cambiamento della realtà politica più interessanti in questo momento storico. Sì. Quindi si cambia idea se si conosce il Movimento. Anche essere è qui, segno io, di apertura, cerco di raccontarlo il più possibile. Le domande le accetta, quello non c'è nessun dubbio.
Ultimo particolare, c'era un professore che è stato piuttosto antipatico, no? Perché è stato un po' supponente, ha detto ma lei viene qua a Harvard, non è neanche laureato, mentre noi abbiamo studiato tanto e ci viene a spiegare a noi. E su quella ha risposto bene, perché ha detto una cosa è la politica, una cosa è lo studio, sì, ci sono politici. Mi permetto di dire che non era né un professore, né uno studente di Harvard, né un ricercatore, era un medico napoletano che lavorava in Nuova Zelanda e che era per caso a Boston. Questo perché Era entrato, se vado io non mi fanno entrare. Che i ricercatori di Harvard mi avevano attaccato. Ma le dico una cosa, che era antipatici. Era spocchioso lui, Harvard, diciamo. Invece Harvard è stata gentilissima e sono stati dei gran signori perché mi hanno accolto. Erano molto incuriositi dal movimento, siamo stati una giornata intera a discutere però la nostra forza tema politica l'ha toccato, e sono stati umilissimi. Un tema l'ha toccato, il tema della competenza. Sì. Il tema della competenza che ora emerge e ne parleremo durante la puntata anche con la vittoria di Macron, no? Che sì, uomo delle banche, dirà lei, però uno che l'economia la conosce. Se per caso siamo in una controcorrente, finora non sono andate le denunce dei problemi, se adesso iniziano a salire quelli che i problemi li sanno risolvere perché li hanno studiati, che fine fa il Movimento 5 Stelle? Prima di tutto la nostra forza politica ha un gruppo parlamentare che è il primo gruppo parlamentare per laureati di tutto il Parlamento. Abbiamo costituito un programma e costruito un programma in questi anni servendoci di esperti, professori universitari, tutte persone che ci hanno spiegato i temi. Io non sono laureato perché durante il mio percorso di studio a un certo punto ho deciso di specializzarmi in quello che tutti ironizzano, il webmaster, il web marketing, l'e-commerce. Guardate che il 50% dei lavori nel 2025 sarà di lavoro creativo, cioè di questo mondo, nuove tecnologie. E a un certo punto, insieme a dei soci, abbiamo deciso di aprire una società, una start-up innovativa, che sarà comunque il volano del futuro di questo paese. Poi io sono stato eletto, i miei soci sono andati avanti, l'hanno aperta, oggi è una realtà non affermata. C'è più bisogno ormai di laurearsi. Io penso che chi si laurea, tutto il mio rispetto, e ci si deve laureare in questo paese. Però ricordatevi sempre che io poi a 26 anni sono entrato in Parlamento, quindi non è che ci sono entrato a 35 o a 40. E va detto che molti politici importantissimi per la nostra storia non furono mai laureati.